Guardate! È il motivo per cui siamo venuti qui, le carpe elefante! E io le cavalcherò! Katara, devi guardarmi! Fredda! Scherzando, è tutto merito del pesce. No, Appa! Non mangiarlo! Oh, accidenti! C'è qualcosa dietro di te! Che sta succedendo? Aang è nei guai! Aang! Vieni fuori da lì! Torna qui! Torna indietro! Che cos'era? Non lo so. Beh, non è il caso di rimanere qui per scoprirlo. È ora di andare via. Forse dovremmo rimanere ancora un po'. Voi tre dovrete darci qualche spiegazione. E se non rispondete a tutte le nostre domande, vi getteremo in acqua con l'unagi. Fatevi vedere, vigliacchi! E voi chi siete? E gli uomini che ci hanno teso l'imboscata, dove sono? Non c'erano uomini, noi vi abbiamo teso l'imboscata. Adesso diteci chi siete e che cosa fate qui. Aspetta, non è possibile che siamo stati presi da un branco di ragazze. Un branco di ragazze, eh? Penso che questa sera l'unagi mangerà bene. No, non fargli del male, non diceva seriamente. Mio fratello dice sempre delle stupidaggini. È colpa mia. Mi dispiace, io volevo solo cavalcare la carpa elefante. Come facciamo a sapere che non siete spie della Nazione del Fuoco? Kyoshi è rimasta fuori dalla guerra finora e noi vogliamo che le cose restino così. Quest'isola prende il nome da Kyoshi. Io conosco Kyoshi. Come puoi pensare di conoscerla? L'avatar Kyoshi è nata qui 400 anni fa. È morta da secoli. La conosco perché io sono l'avatar. Questo è impossibile. L'ultimo avatar era un dominatore dell'aria che è scomparso 100 anni fa. Sono io. Gettatelo nelle fauci dell'unagi. Aang, fai vedere di cosa sei capace. Oh. Oh, hai visto? Ma come ha fatto? Oh. È vero. Tu sei proprio l'avatar. Ora state a guardare. L'avatar è sull'isola di Kyoshi. Zio, fa preparare i rinoceronti. Questa volta non mi sfuggirà. Hai intenzione di finirlo questo? Avevo intenzione di mangiarlo più tardi. Benissimo, dolci per colazione. Questa gente sa come trattare un avatar. Oh. Katara, devi assaggiare questo. Beh, magari solo un morso. Sokka, qual è il tuo problema? Mangia. Non ho fame. Ma come? Tu hai sempre fame. È solamente arrabbiato perché un gruppo di ragazze ieri lo ha battuto. Mi sono arrivate di soppiatto alle Giusto. Spalle. E poi ti hanno battuto. Gli attacchi di sorpresa non valgono. Come hanno osato legarmi? Voglio far vedere un paio di cosette. Non ho paura di nessuna ragazza! Chi si credono di essere? Buono!